Grande partecipazione di gente a Teramo per Matteo Salvini per la seconda giornata in Abruzzo del vice premier. Oltre alla sala polifunzionale piena di giornalisti e pubblico, almeno altre 300 persone hanno aspettato il leader della Lega all'esterno. Il vice premier venuto a Teramo per la campagna elettorale di Marco Marsilio, quale governatore del centrodestra, ha toccato tutti i punti della politica nazionale, ma anche problemi locali, come la ricostruzione post-sisma, un argomento molto sentito in città, visto che sono ancora oltre 4.000 gli sfollati teramani. Lavorando, assumendo personale, smaltendo pratiche, tagliando burocrazia, perché non solo in Abruzzo, anche in altre aree terremotate, la presa in giro è che non mancano i soldi, ma manca il personale e c'è troppa burocrazia, cavilli e controcavilli. Quindi tagliare, io fosse per me, è una competenza del Ministro dell'Interno, lo proporrò anche agli altri colleghi per eventuali, spero di no, per necessità future, pieni poteri ai sindaci. Pieni e totali poteri ai sindaci, totale delega in bianco ai sindaci, poi chi sbaglia paga. Se fossi sindaco di Teramo mi preoccuperei dei teramani che non sono in casa loro dopo qualche anno, piuttosto che di dare documenti a immigrati irregolari che hanno, e spesso e volentieri in Abruzzo come in Italia, più diritti degli italiani stessi, perché questi sindaci il decreto sicurezza non l'hanno letto e la legge non la conoscono. Il diritto alla salute e il diritto allo studio sono garantiti per tutti, anzi se c'è un immigrato clandestino in Abruzzo che va al pronto soccorso non fa la fila, non ha liste d'attesa e non paga il ticket, mentre l'abruzzese ovviamente ha un'altra trafila. E ci sono sindaci o politici che si preoccupano dei cosiddetti diritti dei presunti profughi. Qua ci sono troppi italiani che soffrono, che cercano una casa, che cercano un lavoro, che cercano giustizia, quindi sono orgoglioso da vicepresidente del Consiglio, da ministro dell'Interno, da italiano, da papà, da uomo normale, di occuparmi degli italiani che soffrono, che non meritano di stare fuori casa dopo tanti anni, meritano concretezza e non pacche sulle spalle, quindi ce la metterò tutta non solo per gli abruzzesi, ma per tutti gli italiani che sono stati dimenticati negli anni passati. Terra bellissima che però ha bisogno di collegamenti, ha bisogno di strade, ha bisogno di ferrovie, non ci puoi mettere più di 4 ore per arrivare in treno da Roma a Pescara, ha bisogno di sostegno al turismo, all'agricoltura, alla pesca. Sono contento dei ringraziamenti che ho ottenuto dai lavoratori degli stabilimenti balneari, dai commercianti ambulanti, dalle partite IVA, da coloro che andranno in pensione grazie al superamento della legge Fornero. Quindi il 10 febbraio è una data storica per l'Abruzzo, quello che stiamo facendo a livello italiano come Lega lo vogliamo fare anche a livello regionale in Abruzzo.